Che fai? Che cosa ti ha portato fino alla mia moto? È stato lui! A fare che? Lui mi ha rubato la moto. Era lì vicino poco fa e le chiavi non erano dove le avevo lasciate. È stato lui, il ladro è lui! No! No! Martin! No, non può essere! Io la mano sul fuoco non la metto per nessuno. Io sì. Sì, per lui, per Angelo, per Nicolas. Mi sembrano onesti, a voi no. La gente onesta può commettere un errore. Sì, ma non esiste giustificazione per il furto. A volte sì, Orazio. Parlate come se ci fosse un colpevole, mentre invece non c'è. Bisogna far sta zitto Nicolas, perché può dire dello scippo che lui non è lui. Come? Può dire anche che... Perché? Perché è nervoso. Perché Nicolas è nervoso. Inventa, perché è sì, nervoso. Sì, certo, chiaro, inventa. Come la cugina, che sarebbe umana se non fosse proclive all'isteria. Basta ver che sensación quando tomes envión. Hacer lo que te gusta, aunque a veces nos asusta, que no es un papelón. Zucco di frutta per Cecilia! No, grazie, non lo voglio, non mi sento bene. Perché? Che cos'hai? Beh, se non lo vuole, andiamo. Andiamo. Bene. Niente denuncia, niente colpevole. Lei, agente, è sicuro che così sia tutto finito? Sì. Se il signor Nicolas ritira la denuncia, non c'è crimine, non c'è colpevole. Bene. Io la ringrazio, agente. Signor ambasciatore, a disposizione per qualsiasi cosa. Permesso. Certo. Mille grazie. Nicolas. Sì. Grazie per quello che hai fatto. No, non si preoccupi. Comunque, sono sicuro che si è trattato di un malinteso. Sì, è stato un malinteso, un malinteso. Però a me non piace l'idea che Di Martin si debba sospettare. Quindi se tu ritieni che si debba fare qualcosa per lui, agisci tranquillamente. Insomma, per favore, che mania è questa di accusare persone innocenti? Lei vuole suo figlio libero come il vento e libero resterà. Anch'io vorrei ringraziarti per quello che... Veramente non ho capito Angelo, bene. Angelo, capirai in un altro momento. Sono due bravi ragazzi. Dico sul serio, con permesso. Me ne vado anch'io. No, non vai da nessuna parte, Martin. Mi potete spiegare che succede tra voi due? Io non ho fatto niente. Juan. Senti, Juan. Ti ho evitato dei guai con la polizia, quindi il minimo che puoi fare è spiegarmi che cosa sta succedendo. Permesso? Sì, avanti. Sì, vengo a dirle che Martin all'ora dello scippo era con me, quindi è innocente. Come? Stavi con Martin? Sì, beh, gli ho prestato dei libri, tutto qua. Non mi hai detto niente. Scusa, se ho capito bene la situazione, Martin, il problema fra voi è per una ragazza. Per lo meno noi ci permettiamo di avere dei sentimenti. No, guarda, non fare l'ironico con me, eh? Non ho chiuso occhio per tutta la notte. Ho sognato che aprivo la porta e c'era la polizia. Che incubo, che incubo! Ma perché? Se tu hai ritirato la denuncia, che altro può succedere? No, niente. Una volta ritirata la denuncia non c'è altro. Il caso è chiuso. Sembri quasi un avvocato. Ma che avvocato? L'ho visto in tanti film. Però quello che mi angoscia è che il povero Angelino è stato implicato. Se manca uno spillo all'ambasciata, a chi daranno la colpa? Ad Angelino. L'ambasciatore dubita di lui. E non allora? Non so che fare, non lo so, non so. Devo dire la verità, devo sfogarmi, devo fare fronte alla situazione. Devo dire sì. Tutta la verità e poi andarmene per sempre. Dai, cerca di stare tranquilla. Su qualsiasi problema ci sia, lo affronteremo unite. Lupe. Ciao, manutentore. Come va? Ti è successo qualcosa? Perché da ieri hai la faccia triste, molto avvilita. O no? Sì. Cose personali. Sai, mio nipote. Di nuovo tuo nipote? Che ha fatto stavolta? Problemi. Eh? Ma anche lui ha avuto dei problemi. Sì, però i suoi sono pesanti, perché richiedono soldi. E i soldi devi metterli tu. Sì. Sai, io ho qualche risparmio, ho dei soldi da parte. E se tu volessi, io potrei prestarteli. Grazie, grazie tante. Sei un tesoro. Dico sul serio, certo non è una grande somma. Sì, ma... lo so che dici sul serio, però no. Posso chiederti una cosa? Puoi lasciarmi sola un attimo? Certo. Grazie. Vado. Scusami, ma non figurati, è non è un problema. Ho bisogno... Pronto? Sì, parlo con la gioielleria che fa la pubblicità sull'elenco. Che hai, amore mio? Niente, mi sento sola. Ti senti sola? Beh, ti do una buona notizia. È tornata la tua amica, come si chiama? Zoe. Come? È tornata quella? Sì, l'ha portata la mamma e sta giocando con Chama. No, lei è noiosa. La mia unica amica qui era Nini. E tu l'hai cacciata.
E anche il cugino che mi era simpatico. Nicolas se n'è andato da solo, sia ben chiaro. Sì, se n'è andato perché tu l'hai offeso. Ma non voglio parlare né di lui né di niente. Va bene, se non vuoi parlare con me, non parlare, ma devi mangiare, piccola mia, eh? Lupe ha fatto una torta di mele che è favolosa. Beh, insomma, non ho fame. Basta, amore mio, tu vieni a mangiare, chiaro? Questa è l'ultima volta che te lo dico. Va bene, d'accordo, devo obbedire per forza. Ti adoro, Chiquito. La faccenda della moto ha giocato contro di noi. Ti sbagli, Victor, al contrario. Quanti più problemi si presentano a Tomas, tanto più lui è destabilizzato e si affida a me. Che cosa fai qui, Mimi? Come sei entrata? Hai dimenticato che ti è proibito l'ingresso all'ambasciata? No, non l'ho dimenticato, è che dovrei parlare con l'ambasciatore, mi scusi. Se è per tuo cugino, deve venire a parlare di persona. O nasconde qualche altra cosa, quella testa bislacca. Dai, Selina, smettila, non tormentare questa povera ragazza. Sei qui per Nicolas? No, no, non devo parlare di Nicolas, devo parlare di... della verità. Oh, che alti concetti filosofici. Trattandosi di te, immagino che tu stia parlando addirittura di Kant, no? Piantala, Selina. Piantala, non puoi essere così antipatica. Non preoccuparti, non è per te. È un problema che ha da quando è nata. Vuoi vedere l'ambasciatore? Sì. Vai, è nel suo ufficio. Grazie mille. Di nulla. Tra 5 minuti ti voglio fuori. Si può sapere che cosa ti ha preso? Niente. Signor Chiquito, lei sa fare il suo lavoro? Non si può lasciare entrare chiunque, ha capito? E non mi risponda, non ho voglia di ascoltarla! Mi costa molto fidarmi di te, tanto più ora che hai problemi con il fratello di Angelo e che saresti capace di fare qualsiasi cosa per la rabbia che ti provoca. Qualsiasi cosa che anche rubare? Sì, anche rubare. È così che mi giudichi un buono a nulla? No, no, questa è l'impressione che tu vuoi dare, perché ti piace atteggiarti a duro e non lo sei. Invece tu sì, è questo il problema. Vuoi dire che quello che è successo è per colpa mia? Quindi tu sei in competizione con me, con tuo padre. Non è proprio così. Ah, di questo si tratta, il potere, le donne. Vuoi dimostrare che sei più uomo di me, non è così? Non capisci che non sei il centro del mondo, che non c'entro niente con te, non c'entro niente con la tua vita, con il tuo schema perfetto della famiglia felice, con l'ambasciata, le Nazioni Unite. No, non voglio, io non voglio farne parte. Martin, calmati un attimo. Martin, guardami, Martin! Tu sei mio figlio, non sei un mio nemico, sei mio figlio. Hai finito. Io non posso crederci, non riesco a parlare con te. Vattene in camera tua, per cortesia, vattene! Mi scusi tanto. Mimi. Ah, mi scusi, volevo dirle la verità su Nicolas. Le ho rotto il naso? Possibile. Sei venuta a parlarmi di Nicolas o a rompermi il naso? No, no, sono venuta per... Scusa anche tu, Martin. E a proposito di Nicolas, dice Nicolas che ti chiede scusa per la storia della moto e che sa benissimo che tu non c'entri niente. Come lo sa? Perché dice che... Martin, vai in camera tua, per cortesia. Chiudo? Chiudi la porta. Visto che dobbiamo parlare... Anche se sono confusa. Come al solito. Vuole che veda se ha una bella bocca e se c'è il sangue. Dimmi la verità, Nini, per favore. Beh, veramente non mi è dispiaciuta averla colpita al principio, perché anche lei mi ha fatto soffrire, ma poi ho sentito... No, la verità su Nicolas che sei venuta a dirmi. Ah, e... Scusa, Nini, io non ho tempo da perdere. Se sei qui per lui, digli che lo rispetto e che lo apprezzo, per favore. Perché apprezza tanto qualcuno che non esiste? Come? Che ormai non esiste più per lei. Se lui se ne va, beh, me ne vado anche io e mi porto via anche mio nonno. E le chiedo scusa per il naso, non l'ho fatta apposta. Mi sono perso qualcosa. Angelino! Ciao, mi ha detto Chiki che eri qui. Sì. Mi manchi, ti vedo pochissimo ultimamente. Sì, sai com'è, avevo degli impegni presi in precedenza. Chiaro, invece io l'unico impegno che ho al momento è passare la lucidatrice. Giusto, è il momento della cera, no? Sì. Ascolta, Angelo, ne approfitto per chiederti perdono. Perdono per cosa? Ah, no, perché Nicolas mi ha detto se vedi Angelo, chiedegli scusa per quello che è successo, per la faccenda della moto. Siete molto uniti voi due, no? Ah, non immagini quanto. E vi raccontate tutto?
tutto, non abbiamo segreti. Ah, e avete progetti, vi vedete? Progetti con Nicolas? Mm-hmm. No, è mio cugino. Bene, che bello. Cioè, dico, che peccato. No, sai com'è? Stavo pensando che se a te va, potremmo... Senti, Angelo, possiamo tutto, ma adesso ho mille cose da fare. Poi c'è nonno, perciò in un altro momento ne parliamo. Non io adesso. E Nicolas, che immaginazione. Quindi possiamo, però non possiamo. No, non ho fame. Ma che succede? Neanche oggi vuoi mangiare? Niente colazione? No, è che io stavo facendo una cosa molto importante. Va bene, allora se vuoi te la porto in camera. Ti preparo tutto sul vassoio. No, no. Perché no? No, sai, papà non ci lascia mangiare davanti al computer. Dice che non è sano e... È ora di colazione. Tutti dovrebbero essere seduti a tavola. A mangiare. E a casa loro. Orazio, Lupe, seguitemi. Ho degli incarichi da affidarvi. Un momento solo. Dovrei chiederle un permesso di qualche ora. Perché devo sbrigare una cosa personale. Vedremo. Andiamo. Martina ha una brutta faccia, che è successo? Ne avrà combinata una delle sue. Mi dispiace. Tutto bene? Sì, sì. Che non ha intenzione di fare accordi con Santa Juliana, che siamo un paese giovane, con una fama pessima, le solite cose. Era ovvio che andasse così, l'avevo previsto. Sta tranquillo, quello che dobbiamo fare è cambiare immagine urgentemente. Una politica di apertura, dobbiamo agire in fretta. Parla con Victor, trovate qualcosa, bene? Questo deve cambiare. Oh. Ti fa male? Sì, soprattutto perché è tutto così stupido. E quella ragazza è così... A volte è così... Non lo so. Vedi, tu che sei uno scrittore, vedi questa torre? L'ho fatta io, non so, 1000 anni fa. E l'ho lasciata qui, naturalmente. Quando viene lei, Nini, comincia a giocare con la torre, che diventa il suo gioco preferito. Quindi lei ne ha avuto cura per tutti questi anni. La cosa pazzesca è che quando torno la ridà a me, senza sapere che questa torre era mia, che l'avevo costruita io. Non so, mi sembra una casualità importante. Una casualità oppure qualcos'altro? E con Selina? Come andrà avanti la storia? Con Selina? Non lo so. Con lieto fine, suppongo. Suppongo? Bene, io vado a prendere i documenti. Meglio. Grazie, Sebastian. E questo cos'è? Il beneficio degli animali nei bambini tristi. Permesso? Selina. Ciao. Ascoltami, bisogna preparare la liquidazione per Gomez, il giardiniere. Sì. Perché Nini vuole portarlo via a tutti i costi e... Perfetto, così ci liberiamo di questa famiglia, no? Ah, sì. Era ora. E con la mia? Come faccio? Martina è capace di fare qualsiasi cosa, anche di rubare, pur di incolpare quel ragazzo. È una situazione difficile. E Cecilia? Guarda che mi ha lasciato. Cos'è? Il beneficio degli... Vuole un animale, gliene trovo uno io, lascia fare a me. Grazie.